Perché abbiamo così paura di cambiare? Che cosa ci spaventa nell'idea del cambiamento? Buongiorno, buongiorno e buon caffè. Perché non è solo una questione di uscire dalla zona di comfort, di fare cose diverse, no. A mio parere c'è qualcosa di molto più profondo. Me lo ha fatto venire un bel commento di Susanna Contorzi, che ringrazio, è una squisita compagna di viaggio, specialmente su LinkedIn, quando ho pubblicato appunto un post o un caffè, non ricordo più, su questo tema. E, per esempio, mi ha sottolineato come con le persone con le quali lei lavora preferisce parlare di miglioramento invece che di cambiamento. In effetti ha ragione perché noi cambiamo per migliorare, non cambiamo certo per peggiorare o perlomeno per rimanere a galla in un mondo che cambia di continuo anche se noi non lo vogliamo e ci costringe a doverci modificare. La famosa e ben consumata immagine della barca a controcorrente ci dice che se non cambiamo non è che rimaniamo fermi, torniamo indietro. Se non ci mettiamo a remare, che vuol dire appunto sforzarci di fare le cose in maniera diversa, se rimaniamo prigionieri, e questo vale in modo particolare anche nel mondo del lavoro, anche lì soprattutto è vero, abbiamo sempre fatto così, allora siamo costretti a morire di inedia. E se questo era vero in passato, con quello che è successo in questo 2020 è tragicamente rapidissimo. Non scompariamo più per un lento scolorirsi, non moriamo più di inedia, ma è un lampo, è un fuoco, spariamo improvvisamente. Ma vorrei tornare a quel concetto di cambiamento e di miglioramento, che a mio parere nasconde a volte qualcosa di diverso. Nasconde la paura di avere sbagliato, nasconde la paura di essere sbagliati. Se devo cambiare è perché sbaglio, se devo cambiare è perché sono sbagliato. Ma è sempre così? Beh, intanto comincio col dire che non c'è niente di male. Se anche sono sbagliato, e lo sono, perché se il giusto cade 7 volte al giorno, figuriamoci io. Ma dagli errori imparo. Se sono convinto di essere perfetto, ma anche quale grandissimo peso sulle mie spalle. Nella lettera alla città dell'arcivescovo del Pini, quella tocca a noi. Molto bella questa descrizione dell'imperfezione, l'elogio dell'imperfezione. Siamo imperfetti e questa è la bellezza, perché dobbiamo continuamente darci da fare per essere migliori. Ma ci amano comunque così, anche con le nostre imperfezioni. Non c'è niente di male a voler cambiare per migliorare, proprio perché abbiamo degli errori. Ma poi a volte si cambia non perché abbiamo sbagliato, ma perché ci è cambiato il mondo intorno, perché dobbiamo adeguarci alle cose nuove e quindi è un cambiamento che è un riadeguamento. Darsi da fare per cambiare non è quindi un ammettere di aver fatto cose sbagliate, ma un affermare di voler essere sempre migliori, voler essere sempre adeguati al mondo intorno a noi, essere sempre capaci di dare le risposte giuste. E se la vediamo così, scusatemi la battuta, ma tutto cambia. E allora cosa ne pensate? Qual è il vostro punto di vista? Aspetto i vostri commenti. Buongiorno e buon caffè.